siamo Lina e Mario e lavoriamo qui al bar, volevamo vedere il film. Ma voi non siete nella lista, mi dispiace, dai, provate a lavorare, dai. E benvenuti in un nuovo daily vlog. Ha inizio una nuova avventura. E oggi siamo super in ritardo, ma non come al solito, molto di più. Ma proprio tantissimo, devo scappare, lì andiamo. Arrivo. E chiave. Corri. Zero. No. La campanella no, ok? Ma siamo in ritardo, dobbiamo correre, campanella, corri! No, anche se siamo in ritardo, non devi suonare. Oggi è davvero il nostro grande giorno, stiamo per andare a fare qualcosa davvero di super pazzo, super bottle flip challenge, yeah! No! Stiamo andando alla prima del nostro film, del film che abbiamo doppiato, Smallfoot, il mio amico delle nevi. Già immaginiamo che sarà stranissimo vedere questo film d'animazione con le nostre voci. Per chi non lo sapesse, abbiamo doppiato un film d'animazione, cioè la nostra voce sarà al cinema e per la prima volta lo sentiremo oggi. Noi lo vedremo in anteprima, ma voi potrete vederlo al cinema a partire da domani. Ci siamo! Siamo pronti, siamo carichi. Se ancora non fate parte della nostra incredibile famiglia, dovete assolutamente rimediare cliccando il tasto iscriviti qui sotto ed entrando a far parte del team Trote. E oggi, ovviamente, siccome siamo il team più pazzo di sempre, abbiamo avuto un'idea fuori di testa. Andremo a guardare il nostro film, ma non ci siederemo come tutte le persone normali lì a guardarlo e a dire: "Oh, che carino". Noi ci fingeremo dipendenti del cinema. Abbiamo detto a Mary e Gigi di prendere per noi delle parrucche e dei baffi per essere riconoscibili. E siamo super curiosi di vedere se non appena entriamo nella sala la gente ci riconoscerà e dirà: "Ma voi siete mai contro te?" O dirà: "Scusi signora, mi può portare del popcorn?" Mary e Gigi! Voglio un bacio. No, hai portato la corrente? Sì, grande! Dai! Baffi! Questi sono per Sofì. Metti questi gialli. Fantastici. Poi una bella parrucca. No! Grigia, no! Ok, secondo me sarò proprio riconoscibile. Frangetta e capelli grigi. Bene, il nostro piano può avere inizio. Quali provo? Quali indosso? Io direi quelli neri. 2 hours later. Eccoci qua! Il mio personaggio è un dipendente che viene dalla Sicilia. Ma vaffa! Ok, io sono una vecchietta con i capelli lunghi. Voi l'avete mai vista? No, sinceramente. Io tutte le vecchiette che conosco hanno i capelli corti, quindi sono un po' strana. Mi chiamo Lina. Io invece mi chiamo Mario. Visto che mi chiamo Luigi. Gigi, tu non puoi invece star così. Ho trovato un travestimento anche per te. Ma non ci provare. Sì, tagliamo la barba. No, meglio. Ho dei baffi finti. Ma guarda, stanno proprio alla perfezione, direi, no? Si mimetizzano. Eh no, sei riconoscibile uguale. È tempo di andare. Non mi ero ancora visto. Sono sceno. Come faccio andare in giro così? Mamma mia. Vabbè, non facciamo domande. Lui, penso tu abbia un problema con le sopracciglia. Dovresti togliere. Oh, ti odio. Maga Mago. Lina. Ciao baffi. Ciao. Sto cercando di bere un caffè senza sporcarmi i baffi. Non è per niente semplice. Come fanno le persone con i baffi? Lui. No. Così lo farei. È più difficile del previsto. Sì. Da veri dipendenti del cinema ci siamo anche messi, oh cavolo, la parrucca si è inceppata. Ci siamo anche messi la felpa del film. Così saremo proprio riconoscibili. Siamo pronti per andare in missione. Lui, adesso non ti riconosco neanche io. Ma sei lui o no? Sono Mario. Scusi signore, ma ha visto lui? Sono io lui. Non lo so. Ok, ci siamo. Sta per iniziare. Fermo. Di là ci sono un sacco di trotine. Adesso scopriremo con loro se siamo riconoscibili oppure no. Non ci dovrebbe riconoscere nessuno. Non ci stanno riconoscendo. Sta funzionando. E ci sono delle trote. Ma ci sono delle trote. Non ci hanno riconosciuto. Non ci riconosco.
uno. Ma com'è possibile? Come non vedono uno che va in giro così? Non si fanno due domande? E uno con questi capelli. Aspettando che inizi la proiezione del film, abbiamo pensato di mettervi alla prova. E quindi noi adesso ci metteremo qui al bancone del bar e probabilmente vi daremo i popcorn, l'acqua, le bibite che chiederete e vedremo se ci riconoscerete o no. Io vai contro te al lavoro. Stiamo per lavorare in un vero bar. Serviremo della gente. Secondo te ci riconosceranno? Tu no. Io forse sì, non lo so, perché anche se ho questi capelli strani mi guardo allo specchio, però lo capisco che sono io. E tu sei Linda. Sono Lina. Lina volevo dire, sì. Che il piano abbia inizio. Yeah, yeah, lì, lì, lì. Baby, you're the one for me. Baby, you are meant for me. Ciao, cosa ti possiamo offrire? Cosa vuoi? Sì. Baby, you're the one for me. Non lo so fare, un attimo. I'm in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you're the one for me. Sono Lina, bravo, oh, Lina. Lina. Ciao, non conosco affatto. Aiuto! Mi ha stretto fortissimo. I'm in love with you. Ok, il bar sta chiudendo. Ci sta sfuggendo di mano la situazione. E sono troppe cose contemporaneamente. Ci stiamo confondendo. Noi non siamo bravi a fare baristi. No, non siamo fatti affatto per fare i baristi. Perché continua a ripetere mi scusi signore? Mi scusi signore, mi scusi signore. Ma ti volano popcorn, smettete. Ok, non ha funzionato. Voglio continuare a fare la youtuber, non voglio fare la barista. Dobbiamo scappare. Al mio tre scappiamo. Sì. Uno, due, tre, vai, vai. Via, 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 via. Aspetta, siamo scappati dal bar e non abbiamo preso i nostri popcorn. Adesso come faremo durante la prima del film? Vai, vai, ruba, Sofì. Aspetta, aspetta, aspetta. Ferma. Ma basta che togli la parrucca. Non possono vedere che sono Sofì. Vai, vai adesso. Tieni questa. Grazie. Tieni questa. Vado. Così non mi riconoscerà nessuno. No. Ma soprattutto non mi chiederanno più niente, perché non sono più Lina la dipendente del bar. Vai Lina. Ok. Ok. Possiamo andare. Lui, ma cosa hai fatto? Sei l'essere più brutto mai visto al mondo. Come più brutto? Sei terribile. No, togli questa parrucca, davvero. Lui è la verità. Rubo anch'io qualcosa. No, basta. Via, via, via. Ultimo step, riuscire ad entrare dentro la sala senza farci riconoscere. Salve, siamo Lina e Mario e lavoriamo qui al bar, volevamo vedere il film. Ma voi non siete nella lista, mi dispiace. Cioè, prima lavorare, dai, per favore. No, cioè, noi volevamo vedere il film, anche se lavoriamo qui, no, però... No, mi dispiace, non siete. Sofì, al mio tre, corri. Ok, io ridistraggo. Ok, ok, ok. Corri, siamo, vai, 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 siamo dentro, siamo dentro, siamo dentro. Scappa. Ecco la sala, stiamo per entrare e direi che adesso è giunto il momento di togliere il nostro travestimento, lui. Perché ormai mi sa che l'hanno capito tutti che siamo Sofì e lui. E togliti questi baffi che sembri un cretino. Ah! Quanto mi piace farlo. Ci siamo. Stiamo per entrare in sala. Ciao! Ciao a tutti, buongiorno! Tutto bellissimo, un'avventura stuperba. Siete pronti a immergervi in mezzo alle nevi, in mezzo al ghiaccio. Non ci resta che augurarvi una bellissima visione. Mi raccomando, dal 4 ottobre al cinema. Ciao, buona visione. Bene, ci siamo seduti, sta per iniziare, siamo super emozionati. Ansia, adrenalina. Ragazzi, io l'ho visto, uno Smallfoot. Lo dimostrerò. Smallfoot, il mio amico delle nevi. Ciao! Dal 4 ottobre al cinema. Meraviglia! Dove sono finiti tutti? Oh, cavolo.
diavolo, forse abbiamo applaudito per troppo tempo. Mannaggia. Siete lieti, ragazzi, sentire le nostre voci sul grande schermo è stato davvero stranissimo. La mia voce è la voce quindi di Brenda, è sempre la stessa, quindi sarà semplice per voi capire qual è il mio personaggio. Mentre lui, poiché è uno yeti, come vi dicevamo, ha leggermente modificato la sua voce. Quindi, a meno che voi non siate proprio delle trote professioniste, sarà veramente complicato. Vi metteremo alla prova e vedremo chi di voi riuscirà a indovinare subito chi è lui. Da domani Smallfoot, il mio amico delle nevi, sarà disponibile al cinema. E noi abbiamo deciso di farvi una sorpresa, ovvero nei prossimi giorni passeremo a trovarvi in alcuni cinema d'Italia. Entreremo, vi saluteremo, parleremo un po' con voi e vi augureremo buona visione. Però, qual è la cosa divertente? Siccome noi siamo Re e Regina dell'Ansia, non vi diciamo in quale città. Questo lo scoprirete seguendoci su Instagram, ci chiamiamo Chiocciola Me Contro Te. Pensiamo che questo film sia davvero, davvero troppo divertente. Poi è la nostra prima esperienza al cinema, quindi non potete assolutamente perdervelo. Vi aspettiamo davvero tutti al cinema e l'avventura di oggi si conclude qua. Iscrivetevi per entrare a far parte del Team Trot e noi ci vediamo domani con una nuovissima avventura. Perché il giorno insieme a Me Contro Te. Ciao! Clicca qui per iscriverti ed entrare a far parte del Team Trot, la squadra più forte e grande di YouTube. E poi clicca qui per vedere il vlog di ieri, perché ogni giorno è una nuova avventura. A domani! Rivedete di nuovo il film! Vogliamo rivederlo! Vogliamo rivederlo!